Tra pochissimo, benvenuti a tavola, il signor Antonio ci parlerà di... Mi fa anche certo che farti signor Antonio, Sì, ciao però... Mimettoni, Sì, dai. ok. Ti parlerò di... No, ma Pronti ma tra... buoni. Abbiamo Tra pronto. poco, sì. Pronti ma buoni, vuol Sì, dire. sì, Perché sì, sì. mi ha detto, smettiamo con le meringhe. Ah? Buona visione da Latte Busche. Negozi Alfa Cry, la spesa sotto casa tua. Arredamenti dalla Rosa Ezio. Benvenuti a tavola, buon sabato Tony. Anche a te, Giorgio, buon Manca una sabato. settimana e poco più a Natale. Oggi che cosa hai preparato? I brutti ma buoni. Brutto e buono. Dimmi che devo dare gli ingredienti. Per Dagli gli ingredienti, Rosa. Ok. 4 persone abbiamo 100 g di nocciole, 90 g di zucchero e 45 grammi di chiare d'uovo. Giorgia, vediamo se ti ricordi come abbiamo fatto i brutti ma buoni. Abbiamo montato le chiare a neve ed abbiamo aggiunto le nocciole che invitiamo le persone a casa a pestare leggermente con un mortaio, oppure con il classico schiacciacarne, Straccio. con uno straccio, con insomma, la carta forno. Si chiama schiacciacarne? Pestacarne? Si Pesta chiama carne, sì. pestacarne, Quello vabbè. che dopo in macellaio. Le chiare montate a neve insieme alle nocciole le abbiamo amalgamate e le abbiamo portate su una pentola a fuoco basso a cuocere, pian pianino pian pianino, sempre mescolando, finché abbiamo notato che gli albumi hanno cambiato completamente colore. Vediamo come. Io dopo un fornelletto a gas elettrico, ma si mette sopra il gas per un quarto d'ora, 20 minuti, 10 minuti, in quarto, dipende, fino a che tutto quanto il composto è diventato omogeneo e un po' asciutto. Ecco, in questa fase della cottura, intanto noi per motivi di spazio appunto abbiamo dovuto prendere una piastra. In questa fase di cottura, meglio privilegiare una pentola in rame o in. In rame. Meglio in rame sarebbe, vero? Meglio in rame e sopra il gas. Ok, altrimenti un antiaderente. Qui bisogna sempre mescolare. Li stendete su una teglia con l'aiuto di due cucchiai e poi li mettete in forno a. 140-150 gradi. Hai studiato? Per quanti Per minuti? quanti minuti? Una quindicina di minuti circa. Sembri davvero un pasticcino. Eccoli qui i nostri brutti ma buoni, un tipico dolce da te? Sì, O da me? anche da me, da te, da me. Immaginavo. Allora, Tony Fiabane torna sabato prossimo, una ricetta davvero importante per arrivare preparati a A Natale Natale. a Belluno. Io ringrazio e saluto i nostri sponsor, tra cui anche Latte Busche, che ci fornisce alcuni dei prodotti che vedete utilizzati durante tutte le puntate di Benvenuti a Tavola, e l'Util Casa, che anche questa settimana ci ha fornito alcuni accessori importantissimi. Dillo tu. Benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo sabato prossimo con lui, domani per il riepilogo, lunedì con la scuola alberghiera e sempre in rete all'indirizzo 10 Lode Produzioni di YouTube. Arrivederci da Latte Busche. Negozi Alfa Cry, la spesa sotto casa tua. Arredamenti dalla Rosa Ezio.